Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo una panoramica su Ascend P6, nello specifico sull'aggiornamento a KitKat che sta arrivando proprio in questi giorni. Si tratta di un bel pacchetto da scaricare via OTA di ben 789 MB e che vi prenderà qualcosa come circa 20 minuti di tempo tra installazione e configurazione. Tutto questo per far sì che il P6 si evolva da Android Jelly Bean al 4.4.2, quindi KitKat. Non è l'unica novità perché oltre al sistema operativo si evolve anche l'interfaccia grafica, ovvero l'Emotion UI passa dalla 1.6 alla 2.3, quindi fa un bel salto. Diciamo che con questo aggiornamento il P6 si allinea a livello di software proprio al successore Ascend P7 che è stato lanciato diciamo, da pochi giorni, comunque da qualche settimana a questa parte. Le novità appunto sono parecchie, ce ne sono sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista delle funzioni implementate da Huawei e per questo motivo suddivideremo questo video in base ai vari aspetti appunto da considerare. Partiamo con l'interfaccia Motion UI che è stata rivisitata e riorganizzata anche un po' dal punto di vista della grafica. Ad esempio abbiamo la nuova tendina delle notifiche che va a suddividere in due parti la tendina stessa, una relativa a tutte le informazioni, quindi mail, SMS, meteo, orario, Google Now e via dicendo. L'altra dove invece troveremo tutte le funzioni di sistema che sono attivabili e disattivabili con solo tocco. Ovviamente possiamo accedere anche al menu delle impostazioni, che è sempre suddiviso in generali e in tutte, però lo stile anche qui è un pochino cambiato. Ovviamente rimangono le solite potenzialità, quindi ad esempio possiamo aumentare il numero di schermate fino a 9, applicare chiaramente un effetto di transizione che mi pare che sono rimasti fondamentalmente gli stessi, idem per i widget, non ho trovato cambiamenti di sorta, mi sembrano identici a quelli che c'erano con Jelly Bean. Una novità sta nella possibilità di switchare in una modalità home semplice, quindi un nuovo launcher un pochino più semplificato che ricorda un pochino Windows Phone con tanto di tiles e scritte grandi. Le scritte grandi non sono soltanto limitate a questi diciamo tiles, ma proprio anche alle applicazioni in sé. Ad esempio, vedete il Play Store presenta scritte in caratteri un pochino più grandi. Diciamo che questa deve essere una buona soluzione per chi magari è un pochino avanti con l'età. E magari non ci vede tanto più bene, praticamente si ritroverà insomma caratteri un po' più grandi e un'interfaccia un pochino più semplice e intuitiva. Poi vi faccio vedere una cosa molto interessante, ovvero che i temi adesso non sono soltanto in locale, ovvero ne abbiamo sì preinstallati 6, di cui alcuni sono vecchi, alcuni invece nuovi, come Balance Magazine, che è veramente molto bello, e poi abbiamo però la possibilità anche di scaricare dei temi online. In realtà per adesso ce ne sono soltanto tre e forse Huawei è un po' ha sbagliato stagione, nel senso che sono un po' in tema natalizio, vedete? Però insomma la possibilità adesso c'è. Dicevo appunto il tema Balance Magazine che è molto bello, praticamente questo, e che ha un lock screen a mio avviso spettacolare, è molto minimale, vedete? Ogni volta che noi andiamo a accendere e spegnere, ops, adesso mi sta smentendo. Praticamente cambierà proprio lo sfondo lo stesso. Sono ovviamente tutti sfondi molto scenici, quindi molto molto belli. Ovviamente abbiamo la possibilità di richiamare velocemente l'applicazione fotocamera, oppure possiamo appunto accedere a questa sorta di tendina che ci darà la possibilità di, ad esempio, scegliere uno sfondo del lock screen, mettere in pausa in modo tale che quando noi andiamo a accendere nuovamente rimarrà comunque quella, o se no possiamo eventualmente anche decidere quella che vogliamo, oppure, come abbiamo detto, possiamo far sì che ad ogni accensione lo sfondo cambi. Possiamo anche salvare lo sfondo, condividere le immagini e accedere al menu delle impostazioni del lock screen. In più abbiamo anche quattro scorciatoie alle applicazioni che più velocemente magari vogliamo richiamare perché magari sono quelle più usate. Ovviamente queste sono anche personalizzabili, almeno da come mi è parso di vedere. Altra cosa interessante è quando comunque riceveremo, diciamo, delle notifiche. Quindi adesso chiamate perse oppure messaggi di qualsiasi tipo, ci saranno delle piccole iconcine qui in prossimità dell'orario,
sono appunto molto minimali, però ci permetteranno di vedere subito, diciamo, appunto, eventuali messaggi e chiamate perse, insomma, qualsiasi cosa. Adesso possiamo vedere le varie novità introdotte da Huawei in termini di funzionalità. Sempre una cosa molto interessante riguardo la memoria, ovvero la gestione della memoria, che praticamente adesso ci permette di decidere quale deve essere lo storage principale, se la memoria interna oppure la micro SD. Se noi optiamo come storage principale per la micro SD, tutte le applicazioni, giochi, anche quelli più pesanti, anche quelli che magari pesano qualcosa come 2 GB e passa, saranno scaricate e installate direttamente appunto sulla memoria esterna. In questo modo, diciamo, quindi non avremo nessun limite sulle applicazioni installabili. Ovviamente c'è anche un contro, ovvero la memoria esterna di norma è più lenta rispetto a quella interna, e quindi, diciamo, in caso di applicazioni pesanti, i caricamenti potrebbero essere più lunghi. Ovviamente il mio consiglio è di munirvi innanzitutto di una micro SD classe 10, perché sono comunque abbastanza veloci, e in generale quello comunque di comportarvi di conseguenza, insomma, in base alle vostre esigenze. Quindi se per l'uso quotidiano, io vi consiglio sempre di utilizzare lo storage interno come predefinito. Se poi siete di quelli che installano tanti giochi, allora praticamente potrete appunto optare per la memoria esterna, installare i giochi della memoria esterna, giocarci. Dopodiché, comunque, il consiglio è sempre di riswitchare in modalità archivio interno. Ovviamente ci sono anche altre cose interessanti, come ad esempio Huawei ha implementato una pulizia della memoria, suddivisa, diciamo, in categorie, possiamo dire così: cancella cache, pulizia dei grandi file e via dicendo. In realtà c'è anche una cosiddetta scansione intelligente che appunto va a rilevare quelle che sono le applicazioni, cose inutili. E quindi vedete, adesso abbiamo 61 MB eventualmente che possiamo recuperare. Altra cosa interessante riguarda invece il risparmio energetico, che è stato ulteriormente potenziato. Abbiamo sempre le solite tre modalità, quindi normale, intelligente e ultra. Normale è consigliato se voi giocate oppure, che so, guardate video in streaming. Però una cosa nuova è il monitoraggio dell'alimentazione, ovvero questa. E vedete come lui rileva eventualmente dei problemi o comunque delle cose che potrebbero far consumare eccessivamente il device, e ci consiglia proprio come risolvere, quindi, diciamo, aumentare l'autonomia del nostro device. Poi ovviamente rimangono alcune cose tipiche di Jelly Bean, ad esempio la possibilità di decidere le applicazioni protette, ovvero sono quelle applicazioni che dopo lo spegnimento dello schermo resteranno in esecuzione. Noi possiamo appunto decidere se queste devono restare in esecuzione oppure meno. Ad esempio, la calcolatrice è praticamente inutile, possiamo anche deselezionarla, idem la galleria, la gestione dei file, però magari con Gmail possiamo comunque mantenerlo, perché così quando il device avrà lo schermo spento, se ci arriva una mail, appunto ce ne accorgiamo, e via dicendo. Quindi questo è un ulteriore accorgimento che Huawei mette per far sì che la batteria, insomma, duri abbastanza. Chiaramente rimane anche la possibilità di controllare le applicazioni che hanno un uso, hanno un consumo molto più intenso, come ad esempio Google Plus, Chrome, e anche qui possiamo eventualmente, diciamo, decidere se eliminarle o meno. Poi un'altra cosa interessante riguarda anche qui, sempre in ottica ottimizzazione, la gestione del telefono, ovvero un'applicazione che anche qui, se noi tocchiamo, partirà una scansione e ci darà dei suggerimenti per quanto riguarda sia la sicurezza sia per quanto riguarda l'ottimizzazione delle prestazioni. Quindi è sempre un qualcosa che ci permetterà di avere il telefono sempre abbastanza prestante. Molto, molto interessante questa funzione. Poi, cosa altro far rivedere? Ovviamente abbiamo anche alcune gesture. Adesso non mi ricordo se queste erano già presenti o meno, però io comunque qualcuna ve le faccio vedere. Mi pare quella scuoti non c'era. Praticamente cos'è? Noi abbiamo, ad esempio, questa applicazione messa un pochino a caso. Se noi scuotiamo, vedete così, praticamente verranno rimesse in ordine. Quindi molto, molto simpatico. Poi, cosa farvi vedere ancora? Una cosa molto interessante, ovvero la funzione pulsante sospendi, si chiama,
Praticamente è una sorta di multitasking più avanzato. Abbiamo questo pallino che sarà sempre visibile anche mentre noi siamo, che so, tipo all'interno di un'applicazione tipo il Play Store. Basterà appunto toccare questo pallino e avremo la possibilità di fare qualcosa. Se tornare indietro, andare sulla home, oppure che so, possiamo anche accedere a delle mini applicazioni. Ad esempio, noi possiamo decidere di scrivere un messaggio. Vedete, oppure eventualmente di fare altro, di che so, tipo vediamo un po' cosa c'è. C'è sempre la calcolatrice, vedete, molto carina. Insomma, sono delle mini apps che appunto restano, diciamo, in primo piano mentre appunto facciamo altro. Molto simpatico. Altre novità dell'aggiornamento riguardano l'applicazione Fotocamera, che in pratica implementa un paio di nuove modalità di scatto, tra cui quella filigrana, che in pratica ci permette di aggiungere informazioni di tipo testuale alle foto che scattiamo, come esempio, che so, la città dove abbiamo scattato, la data, o cose magari un pochino più carine. Magari vi faccio anche vedere, che so, un esempio pratico. Mettiamo a fuoco il soggetto. Scattiamo e quando andremo a rivedere la foto, oltre al soggetto troveremo anche questa simpatica scritta. Tra l'altro, le scritte sono anche personalizzabili. Poi abbiamo anche la possibilità di selezionare un filtro in fase pre-scatto. In realtà l'applicazione fotocamera è rimasta fondamentalmente la stessa, quindi abbiamo le solite possibilità: scatti a 8 megapixel in caso di 4 terzi, oppure 6 megapixel in caso di 6 cinoni. Possiamo registrare video in Full HD, oppure selezionare il bilancio del bianco, un livello di ISO e via dicendo. Quindi, ripeto, è rimasta fondamentalmente la stessa, però comunque ci sono delle aggiunte piuttosto carine. Adesso vi faccio vedere come si comporta il device in ambito navigazione web. Qui c'è da fare un certo discorso perché comunque ci sono luci e ombre. Diciamo che se eravate abituati a utilizzare il browser cosiddetto di stock, le cose sono un pochino peggiorate. Vi faccio vedere immediatamente. Magari andiamo sul sito del centro, sì, primo a caso. E noterete come la fluidità non è proprio ottimale. Già il pinch to zoom è abbastanza scattosetto. Lo scrolling non è che è molto molto fluido. Onestamente mi sembrava molto più veloce con Jelly Bean. Insomma, io onestamente non mi ricordo tutti questi scatti. A meno con il browser di stock, quindi con questo onestamente non si può assolutamente navigare a mio avviso. Il discorso cambia se invece utilizzate un browser alternativo come esempio Chrome. Andiamo magari sempre sul sito del centro, così facciamo la comparazione a parità di siti web. E qui vedete come la fluidità è tutt'altro, praticamente è molto buono lo scrolling, il pinch to zoom è anche fluido, il doppio tap comunque reagisce in modo più che buono. La rotazione è veloce, quindi comunque navigazione web è sicuramente molto buona con Chrome, a mio avviso abbastanza peggiorata con il browser di stock. Per il resto abbiamo insomma le tipiche applicazioni che avevamo anche su Jelly Bean, quindi esempio il Meteo, che in realtà questa volta è 2.0, però mi pare che è rimasto bene o male lo stesso. Abbiamo ovviamente la Red FM che c'era anche prima, la calcolatrice mi pare abbia subito una sorta di restyle grafico, però sono bene o male le stesse applicazioni prima. Qualcosa è stato tolto, ad esempio non abbiamo più il gioco Riptide GP 1 e quindi diciamo, è stata un po' migliorata, diciamo, abbiamo un po' più di memoria interna disponibile, diciamo, al primo avvio, almeno così mi è sembrato. Per il resto, quindi arrivando a tirare le conclusioni su questo aggiornamento a KitKat per Ascent P6, posso dire che a mio avviso l'esperienza d'uso è migliorata rispetto a quando è stato lanciato un anno fa, perché comunque le prestazioni sono gradualmente migliorate, sia
sia a livello di interfaccia sia nella digitazione, che a mio avviso un pochino peccava. Invece adesso anche la tastiera di Huawei è piuttosto veloce, non abbiamo più i fastidiosi lag. Tra l'altro c'è anche lo swipe. Poi le prestazioni anche 3D sono un po' migliorate, almeno stando a qualche gioco che ho provato o dei benchmark come il 3D Mark, la GPU sembra lavorare comunque meglio. Mi sono piaciuti anche gli accorgimenti che Huawei ha introdotto dal punto di vista della gestione della memoria, quella del risparmio energetico e anche il simpatico pallino che va un pochino a enfatizzare le funzioni multitasking, che si chiama, se non erro, pulsante sospendi. Un pochino brutto il nome, però è molto simpatico come funzione. Quindi niente, un buon aggiornamento da parte di Huawei. L'esperienza d'uso, ripeto, a mio avviso è migliorata. Forse ecco, bisogna sistemare un po' questa cosa della navigazione web che un po' delude, almeno non tanto su Chrome, Chrome bene o male è rimasto come prima, però il browser di stock un po' delude, insomma, almeno su Jelly Bean non è che andava così male. Quindi nell'eventualità speriamo magari un aggiornamento che possa sistemare un pochino questo aspetto. Però ripeto, per il resto diciamo, mi sembra che Huawei abbia fatto un buon lavoro con questo passaggio a KitKat. E con questo è tutto, io vi rimando alla prossima, un saluto da Mattia e Android Geek. Ciao ciao!